Eccoci qua, ciao, benvenuti a tutti, ciao Ciao, Augusto, ciao, come bene, come? stai? Bene, Bene, bene. si tira avanti, si tira avanti. Tiriamo avanti. Periodo fantastico questo per il mondo Sì. del fumetto. Ciao a tutti. No, comunque, scherzi a parte, allora, Facciamo finalmente dopo vedere. tanto, tanto, numeroso tempo, torna con noi Enrique Breccia e anche Sì. Diego Bonesso, perché è già venuto E una volta. anche Barbara. E E anche Barbara, siccome è Barbara la per la prima prima volta che volta appare. nella storia del fumetto, Barbara con noi, Barbara Allora, io mi farei Pinocchio. entrare subito, così. Allora. Sì, eccoci. Ciao, Ciao Barbara. Barbara, Ciao. benvenuta. Facciamo entrare anche Diego. Ciao, Diego. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ah, ma c'è Allora. anche lì che vedo una spallina lì a fianco. Ciao. Eccola là. Ciao. Ciao Enrique, Ciao. bentornati tutti, bentornati. Allora, raccontateci un po'. Barbara, inizia tu. Raccontaci. Dici un po'. È come un'interrogazione che comincia tu, poi gli altri ti seguono, no? Allora, niente, per caso io un giorno ho letto un libro di Alberto Tosofei, dico per caso perché ce l'avevamo già in casa, della mia famiglia, e da lì mi è piaciuto moltissimo un racconto che parlava di un monaco, Fra Mauro, che sembra, lui ha disegnato questo mappamondo bellissimo intorno al 1450, adesso nella metà insomma del XV secolo. La cosa che mi è piaciuta subito è che Alberto dice che i disegni per descrivere queste terre che lui non aveva mai visto gli sono stati dati dal diavolo. Questa era la leggenda, che lui quindi non avesse mai viaggiato, ma tutto quello che aveva riportato sulla pergamena era per, diciamo, per una rivelazione qui dice del diavolo, insomma. Mi è piaciuta tantissimo questa storia e di getto così un pomeriggio ho scritto Il delirio di Fra Mauro. Dopodiché l'ho messo nel cassetto perché era una mia cosa, una mia creatura. E poi invece ho deciso che dovevano essere tre racconti basati, cioè non, ambientati a Venezia, perché io adoro Venezia, l'amo con tutta me stessa. E quindi ho scritto questi tre racconti brevi però. Ecco, il problema di questi racconti è che erano veramente brevi. Poi un giorno li ho fatti leggere Enrique gli sono piaciuti e mi ha detto: "Guarda, io li voglio disegnare." Soltanto che Enrique è sempre pieno di impegni, cioè finisce una cosa e già ne deve cominciare altre due, quindi era sempre un mandare, posticipare insomma questo progetto. Fino a che l'anno scorso ho violentemente contattato Fabrizio Capigatti, che poi mi ha messo in contatto con Diego, per proporgli questo progetto, ancora all'insaputa di Enrique, perché gliel'ho detto quando avevamo deciso di andare a Venezia l'anno scorso per fare una vacanza, ho detto: "Guarda, Enrique, andiamo a Venezia perché io ho contattato delle persone che sono interessate a questo nostro progetto." Ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti e siamo partiti in quarta in questa cosa che poi si è. Poi fortunatamente è diventata quel libro che adesso state vedendo sullo schermo e che Enrique ha saputo realizzare al massimo proprio. Cioè, io adoro Enrique Breccia come disegnatore, adesso parlo proprio del disegnatore, però devo dire la verità che quello che ha saputo fare Enrique è stata una cosa veramente al di là di quello che io stessa mi potevo immaginare. E Ma gli hai sono fatto fare soltanto delle prove prima, 40 anni come disegnatore. prima di iniziare gli hai fatto fare delle prove, immagino, no? Non è che l'ha fatto disegnare subito così, gli hai fatto fare due o tre prove di tavola Naturalmente, e sì, certo, poi gliele bocciavo. Poi gliele bocciavo e gliele facevo rifare. No, è stato bellissimo perché
a lui sono piaciute queste storie, però si è chiuso nel suo studio, io non potevo vedere niente. E neanche noi. E ci piaceva però questo gioco. Questa e neanche noi vedevamo niente. Cioè neanche, per... poi naturalmente la cosa più bella in tutto questo è che Diego si è completamente fidato di questa nostra follia, ci è venuto appresso. Sì, no, ed, io pensato, ed è un sopravvissuto. Ricche Breccia qualcosa sa fare, un po' di esperienza ce l'ha, secondo me ce la può fare anche da solo. Ecco. Io ho avuto... È giovane ma si farà, Adesso stiamo scherzando, cioè è buffo perché stiamo scherzando con un mostro sacro del fumetto. Assolutamente. Perché effettivamente c'è il fatto che lui l'abbia fatta così di cuore questo lavoro, così libero, ci permette anche adesso di poterci scherzare sopra, perché so che è stato faticoso per tutti, per lui in primis, però so che è gratificato tutti, per questo possiamo permetterci adesso di scherzarci un po' sopra. La cosa era nata un po' per gioco, cioè ci siamo sentiti, mi hanno detto, guarda, inizialmente Barbara, mi ha detto, io vorrei, con Enrico vorremmo fare questa storia a fumetti, queste tre storie a fumetti, e io mi ricordo che gli ho detto, Barbara, guarda, noi siamo una piccola casa editrice, una piccola associazione culturale, io non, per me un autore come Breccia è fuori scala, è fuori dal mio range, non, per motivi economici, per motivi di prestigio, e la verità è stata che io inizialmente li ho messi in contatto con un altro editore locale, un po' più grande, che secondo me avrebbe potuto dargli maggior prestigio, maggior visibilità. Fatto sta che invece Enrico e Barbara hanno deciso di rivolgersi comunque a me, di dire no, guarda, lo facciamo assieme. Questa cosa mi ha onorato, ma mi ha gravato ovviamente di una responsabilità enorme, perché non capita normalmente con una piccola casa editrice come la nostra si trovi a lavorare con un autore così grande. È nato un po' quasi per gioco, però le tavole non sono un gioco per niente. No. Questa che vedete è l'illustrazione che è stata fatta un po' come frontespizio, come manifesto, è stata un po' la tavola di prova che abbiamo presentato in comune a Venezia dall'assessore Venturini, che ci ha dato poi l'appoggio. Cioè, questo libro è entrato tra le opere che fanno parte dei festeggiamenti per Venezia 1600, quindi per la commemorazione dei 1600 anni di Venezia. E questa è stata la prima tavola, cioè, vedete, cioè, è un china su carta, sembra un'incisione. Cioè, noi quando abbiamo visto questa qui siamo rimasti a bocca aperta. Il gioco che facevamo con Barbara, perché io penso che abbiamo passato almeno 2 ore al giorno al telefono con Barbara tutti i giorni per mesi. Infatti ogni tanto chiedevo, Barbara, ma la senti tua figlia? Perché ho paura che senti più me che tua figlia, magari no, non vorrei inclinare i rapporti familiari. Però effettivamente, cioè, quello che vedevamo inizialmente è che ogni tavola che arrivava e ogni storia era superiore alle precedenti. E sta cosa noi non ce l'aspettavamo, perché io capisco che un grande autore possa accettare di lavorare per un piccolo editore. Però per noi piccoli editori era quasi incomprensibile che la qualità fosse così alta e in crescita. Mm-hmm. Non ce l'aspettavamo, cioè, dobbiamo essere sinceri. Cioè, al che la lavorazione, io vorrei dire che è stato bellissimo, facilissimo. In realtà è stato per noi faticosissimo, perché l'onere di rapportarsi con un'arte così grande pesa quando si è un piccolo editore. Quindi noi abbiamo fatto tutto il possibile, sia economicamente, per spingere, produrre un prodotto che sia anche un bello oggetto, è un oggetto di qualità, e per produrre un prodotto al massimo delle nostre capacità, con il meglio del know-how in nostro possesso. Abbiamo preso la ragazza che ha fatto l'impaginazione e le grafiche, Federica Sanson, ha fatto un lavoro strepitoso che credo gli riconoscerà anche Enrique e Barbara, per quello che riguarda l'impaginazione del libro. È stato fatto un lavoro che non abbiamo mai fatto una cosa del genere. E usciamo un po' dagli stereotipi classici di dire, quando si fanno interviste di solito tutto come è andata? Ah, benissimo, una meraviglia, tutto bene. La realtà dei fatti è che no, è stato faticoso tantissimo, perché la responsabilità era enorme. Vedo che c'è anche Luca Enoch che ci segue,
che è un grande fan di Enrique, che è anche il mio capo e credo Fabiano anche il tuo ultimamente. Sì, assolutamente, siamo sentiti proprio l'altro giorno. Giuro, giuro, sto lavorando anche se prendo un attimo di pausa per fare queste cose. Sì, sì. È un ragazzo, avrai un futuro Enrique. Mi raccomando, questo è il tuo debutto. No, una curiosità, quindi voi non avete visto nulla fino al termine di alla chiusura del lavoro? Noi avevamo solo le storie di Barbara. Le storie di Barbara che erano estremamente essenziali. Alcune erano pensate come sceneggiature, altre erano più come un plot. E noi non vedevamo niente fino alla fine della storia finita. E devo dire la verità che la reazione... io, Barbara, ci siamo scambiati un sacco di messaggi in questo periodo. Cioè, quando è arrivata la prima storia, che è stata in ordine di tempo arrivata a noi, è stata Fra Mauro, il delirio di Fra Mauro, in questa vignetta fa parte di Fra Mauro, con questa lavorazione fitta fitta, con questo tratteggio minuto minuto. Io quando faccio le visite guidate alla mostra, cioè gli originali, invito la gente ad avvicinarsi e dire: signori, questa non è una stampa, questa non è digitale, queste sono le dimensioni reali di lavorazione. È una 3. Poi lì tra le foto vedrei anche qualche foto in cui c'è Luca Enoch che appoggia il naso alla... se andate a vedere tra le foto della mostra c'è una foto in cui c'è Luca Barbieri, Luca Enoch e Mario Alberti con il naso attaccato alla cornice. Perché io invito proprio il pubblico a vedere, avvicinatevi, vedete, è vera questa cosa, è china vera, cioè è una persona che con un pennino ha fatto questi segni, perché non sembrano tecnicamente fattibili, soprattutto per gente come me, come la mia generazione che lavora in digitale, questa tecnica è cosa di un altro mondo. E poi vedere che Enrique ogni storia cambiava tecnica, per ogni storia ha scelto una tecnica diversa. Questo è l'assessora, si dice, di Venezia, Mann, che è venuta in visita alla mostra. Qui dovesse trovare anche, dovrebbe essere anche la foto con Enoch e gli altri. Quando avanti, intanto vediamo le foto. Sì, sì, sì. Poi c'è anche un video, c'è un po' di materiale. Quindi il volume è comunque quanto è grande? Cioè, più grande di un... Cioè, almeno due dottrie cada una mirando gli orecchi. Mario Alberti, abbiamo perso almeno due dottrie cada una mirando gli originali di Atene. Io ho perso molto di più facendolo. Sì. Appunto, questo delirio, quanto tempo è durato per farlo? Quanto tempo ci avete impiegato per fare questo? Tutto l'inverno, Rosa. Quattro mesi. Sì. Sì, cioè, in realtà c'è un'altra persona che disegna, tu la chiudi ti chiudi nello stanzino, quell'altro disegna. Sì. E tu secondo me sì, ci sono gli elfi. Allora ci è fatto chiudere, faceva entrare. Hai capito perché? A Natale soprattutto. Questo è lo stampatore. Che ha fatto il ragazzo. Mi è andato avanti il dito. Ok. Dicevi? Questo è Francesco Baldassare di Atipico Giclée, una stampatore milanese che ha fatto delle stampe di una qualità eccezionale. Non lo dico io, lo dice Enrique. Se lo dice Enrique, ci fidiamo. Che ha fatto le stampe delle copie presenti in mostra, che ha pulito i file. Cioè, voi sapete, quando si lavora su carta, avere dei. È difficilissimo il lavoro di post-produzione del file per avere un file pulito da poter mandare in stampa. E Francesco Baldassare è quello che ha fatto la pulizia dei file per poter poi realizzare il libro. Perché non era assolutamente facile, cioè non bastava una semplice scansione. C'è dovuto fare un lavoro di pulizia perché era talmente accurato il segno, talmente definito il tutto che è servito un lavoro importante. E poi lui sta realizzando poi il portfolio delle opere, sia di tutta l'opera Viaggio a Venezia e poi delle opere a colori che sono state esposte, che sono tuttora esposte alla mostra di Villa Pisani. Però credo che meriti di essere sempre ricordato il lavoro che ha fatto Francesco, e credo se vuol dire qualcosa anche Enrique, perché noi siamo rimasti stupiti. Francesco era in lacrime perché ha ricevuto i ringraziamenti di Enrique, si è commosso.
perché Enrique stesso ha detto che sono stampe di una qualità altissima ed un lavoro di qualità altissima tecnicamente. Sì, io mai visto una cosa del genere. Se l'ho detto a Francesco a Venezia, io comparava l'originale con la sua stampa e non si sapeva qual era qual, no? È una cosa impressionante, realmente impressionante. Quella più che aveva meno sporcature era la... No, era l'originale. No, era il... L'avete sporcata apposta per renderla più vera la stampa, quella tinta, diciamo la verità. La differenza la vedi solo dal colore della carta, cioè riesce a dare un nero china pastoso le macchine che ha, per cui veramente nelle stampe si vede una pastosità della china, perché Enrique ha questa china molto nera, molto piena, e Francesco è riuscito a renderla una cosa pazzesca. Questi sono i tre autori coinvolti per le parti di prosa del libro, tra cui c'è Alberto Tosofei, che è entrato in questo libro in qualità sia di autore che di ringraziato, perché è stato in qualche maniera l'ispiratore, è la persona al centro della foto. Tra i tre vedute c'è Emanuele Bottaffi sulla sinistra, un poeta veneziano che ha scritto un contenuto, una poesia che compare nel libro e che abbiamo voluto stampare ed esporre assieme alle tavole di Enrique per dare pari dignità al testo quanto al disegno. Al testo, alla poesia, oltre che ai testi di Barbara, anche i testi di Barbara sono esposti tuttora a Villa Pisani per la mostra che sarà aperta ancora fino all'8 di maggio. E ricordo a chi è in zona che vuole passare, io credo la mostra speriamo di riuscire a farla girare. Rimarrà ancora in zona Venezia a settembre, noi poi vogliamo farla circolare nel circuito RIF, Rete Italiana Festival Fumetto, ai festival che ce la chiederanno. Avremo il piacere di continuare a farla girare, però girerà sotto forma di stampe. Ok. Probabilmente questa è l'unica occasione nella quale potrete vedere gli originali. Quindi invito tutti quelli che sono in zona di andare a vedere, perché merita. Poi, ripeto, le stampe sono di altissima qualità, però vedere un originale è un'altra cosa. Quindi se avete l'occasione. Ok, allora c'è Emanuele Bottaffi sulla sinistra, poeta, Alberto Tosofei che ha ispirato Barbara. Noi non lo sapevamo questa cosa, l'abbiamo scoperto. Noi abbiamo detto: guarda, Barbara, abbiamo trovato questo scrittore, Alberto Tosofei, che vorrebbe fare una. Grazie. Un testo. Monica. Vorrebbe fare un testo di accompagnamento. E Barbara ci ha detto: io mi sono ispirata ad Alberto Tosofei. E è stata una bellissima coincidenza, insomma. Che ci hanno trovato, cioè lui ha ispirato questo lavoro e ha poi partecipato e non sapevamo che lui era l'ispiratore. E l'altro Alberto Franzina, che è uno storico veneziano, che ha curato poi tutto un racconto storico del terzo, di un altro racconto che fa parte del libro, che si chiama Il dono di Rost, che racconta di come il baccalà sia arrivato a Venezia storicamente. Accompagnato dalle illustrazioni, cioè questo racconto storico in accompagnamento dei disegni e illustrazioni di Enrique. Questo è il libro che, come vedete, non è il solito libro, non è il solito libro a fumetti, è un oggetto particolarissimo, in finta pelle, questa copertina, con un trattamento UV, con la stampa a caldo. Abbiamo cercato veramente di fare un oggetto particolare, perché... Bello. Quello che penso è che Enrique e Barbara hanno fatto un grande dono, un grande omaggio alla città di Venezia e al mondo del fumetto. Io la prima cosa che ho detto a Barbara, quando abbiamo cominciato a vedere le tavole, è stato: Barbara, questa cosa rimarrà. Noi magari fra 30-40 anni non ci saremo, però questo rimane. Cioè, sai quando vedi delle tavole, vedi qualcosa che sei convinto che rimarrà nella storia del fumetto? Cioè, noi quando l'abbiamo visto, l'impressione che abbiamo avuto è stata questa. Questi sono alcuni dei... qui c'è anche Andrea Artusi, che ci ha appoggiato, ci ha aiutato, abbiamo ottenuto l'intervista con lui, qui c'è un po' dello staff che ha partecipato alla trasmissione con Andrea Artusi, Avamposto 31 per Cultura Pop, mi pare, per Tom's Hardware, Luca Barbieri, sempre il nostro capo, Fabiano, Alberto Tosofei, io, Emanuele Bottaffi, il poeta, che ha scritto la poesia che accompagna Moeche.
qui parlo solo io. Una bellissima poesia, veramente una bellissima poesia. Io sono stata felice quando ho letto questa poesia che accompagnava l'ultimo racconto, che tra l'altro è quello a cui sono più legata, soprattutto dopo che l'ha disegnato Enrique, perché ha un'atmosfera meravigliosa. E devo dire la verità che lui ha scritto una poesia che ha recitato poi, è meravigliosa, si accompagna perfettamente alla storia che avevo scritto io. Che ha recitato sia l'inaugurazione, eccoli qua Luca, Enoch, Alberti. Palmati sulle tavole. Le poesie poi sono venuti anche, Emanuele Bottazzi è venuto anche a decantartela a Venezia. Sì, 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 bella persona, mi è piaciuto tantissimo conoscerlo. È venuto di persona a recitartela, perché sì. Abbiamo, in questo libro abbiamo parlato tanto che deve parlare, deve anche sentirsi. Quindi per noi era importante che queste poesie, che questi testi venissero letti ad alta voce, cioè che avessero voce in qualche maniera, non solo visiva, ma che ci fosse anche un suono, e ci tenevamo tanto a questa cosa. Queste sono le immagini della mostra a Villa Pisani. Ma una cosa, siccome c'era domanda adesso, chiede uno che qualcosa, esatto, se che le tavole originali saranno vendute, e poi volevo chiederti anche come mai non è possibile far girare le tavole originali, nel senso perché le tavole originali, per una questione di assicurazioni, è molto più facile per i vari, a meno che chiaramente che il museo, chi fa la galleria, paga l'assicurazione, tutto insomma. Cioè, sì, noi come Remer Comics mettiamo a disposizione l'allestimento, quindi tutte le cornici, tutti i banner pubblicitari, tutti i totem che abbiamo realizzato, però chiaramente far girare gli originali ha un costo, perché bisogna assicurarle. Quindi per questo motivo non girerà poi, perché noi qui abbiamo trovato lo sponsor Generali che ci ha fatto la sponsorizzazione per avere l'assicurazione. Poi lì bisognerà parlare con Enrica e Barbara se intendono cederla per altre mostre in originali, e se qualcuno paga l'assicurazione ben venga. Cioè noi come Remer Comics mettiamo a disposizione volentieri le stampe e tutte le installazioni. Anche il cibo, no, altro, dobbiamo parlare. Questi sono i ragazzi abbiamo avuto veramente un aiuto enorme dalle varie maestranze venete e dalle eccellenze venete. Questa è la scuola. Ho un momento di amnesia. Oh mamma mia, Spinea è la scuola del Spinea. Però non mi ricordo il nome della scuola in questo momento, un momento di amnesia tremenda. Che non è di fumetto la scuola, immagino. Spero di la scuola di F. Ma sono piatti a base di carta. La scuola di F, alberghiera di Spinea, che hanno realizzato questo menù per la. Se vai a vedere, guarda l'immagine dopo, che hanno realizzato questo menù a tema Enrique Breccia. Quelle sono delle particole, delle ostie stampate con i disegni di Enrique. Ma dai. E il menù è stato fatto, cioè ogni piatto erano tre finger food basati, ispirati dalle storie di Enrique. Noi siamo andati a scuola a mostrare le ostie di Breccia, cioè stiamo andando cioè, il dono di Rosto parlava dell'arrivo del baccalà a Venezia, quindi ci voleva il piatto di baccalà. Dopo c'era il racconto Moeche, che sono i piccoli granchi quando cambiano la muta, quindi sono ispirati per quello, quindi hanno realizzato dei piatti, un menù ad hoc, non so se sono adesso qui anche le foto, col menù Breccia, in cui hanno dato i nomi al piatto con il nome delle storie. Hanno fatto un lavoro eccezionale sti ragazzi. Allora io devo dire la verità, non sono riuscito ad arrivare a mangiarli purtroppo. Ma le ostie le davi tu, Enrique? Cioè arrivavano vicini, tu davi l'ostia? Sarebbe stato stupendo. Le abbiamo per porta. Adesso faccio vedere un po' di immagini anche del libro interno, perché avete fatto veramente, Diego, un lavoro eccezionale. Io poi ho visto anche la presentazione, tutto non è semplice, insomma, è quello che secondo me la forza, che dicevi, la piccola realtà editoriale, no?
Secondo me la forza è la cura del lavoro che... Sì. La differenza è quella che noi non abbiamo la potenza di fuoco di un Panini, di un Bao. Quello che possiamo metterci è la qualità, quello sì. Il know-how, la disponibilità. Abbiamo trovato tantissime persone che hanno voluto aiutare. Anche veramente per due soldi hanno voluto dare il loro contributo pur di esserci. E di questa cosa ringrazierò tantissimo. Anche solo i traduttori. C'è stato un lavoro, perché poi il libro è in doppia lingua. Il libro è sia in italiano che in inglese. Quindi c'è stato un lavoro, voi sapete, non è facile tradurre i libri. No. E cioè, anche solo tradurre la poesia, questo ha significato chiamare un traduttore esperto che facesse solo questo, specializzato e capace di tradurre una poesia, per poter tradurre la poesia in inglese. Qui non credo ci siano le tavole, ma per esempio la letterista ha fatto un lavoro pazzesco per i font. Ha creato un font con la calligrafia di Enrica, perché Enrica scrive i balloon e il lettering da solo sulle sue tavole, quindi il lettering fa parte del disegno, e lei ha fatto un lavoro enorme perché ha creato un font ex novo ricavato dalla calligrafia di Enrica. E sui titoli delle storie, come in questo caso Il delirio di Fra Mauro, lei ha ricostruito la scritta The Delirium of Fra Mauro in inglese, però in modo che sembri dipinto in questa maniera. Adesso qui non c'è la tavola in inglese, purtroppo. Poi per una storia che Enrique ha letterato in corsivo, lei si è ricostruita le parole in inglese prendendosi lettera per lettera. Un lavoro enorme. Queste tavole qui, vestite da vicino, sono impressionanti, perché la cura, la minuzia del dettaglio. Enrico non vuole essere chiamato maestro, però noi quando vediamo queste cose dal vivo, cosa dobbiamo dire? Mi sto comprendo, allora io ti dico una cosa, sto comprendo il libro, perché io me lo devo studiare, lui lo sa che io lo studio. Lo chiamiamo sensei, che adesso va tanto di moda. Non ti chiamiamo maestro, ma io ti studio, sappio. No, non dire sensei, che ci mettiamo in... poi succedono problemi. Non dobbiamo dire queste cose. È impressionante. Sì, perché abbiamo dato poi un piccolo gadget assieme al libro, all'inaugurazione, e a chi compra ancora il libro. Allora adesso dovremmo avere ancora qualche... Abbiamo assaggiato. C'è il vento che ti portava via, ma abbiamo resistito stoicamente e abbiamo assaggiato tutto il buffet. Una cosa che i fumettisti fanno bene è mangiare. C'è un buffet, sono bravissimi. Ci sono state 3 ore di uragano solo durante l'inaugurazione. Sì, è vero. Cioè, la villa è stata parzialmente chiusa, i turisti sono stati fatti uscire perché c'era il pericolo che cascassero gli alberi. È stata una cosa. Vedi che succede dare le ostie, Enrique. No, ciao, guarda Anna. Qua c'è da studiare. Quindi i lettering ho fatto a mano, cioè le scritte, tutte le lettere le ho fatto di Enrique. E invece per quelle in inglese? La grafica ha creato un font ad hoc prendendo le lettere di Enrique, della calligrafia di Enrique. No, non si vede la differenza. Qua purtroppo lì non vi ho mandato le immagini. Quindi però c'è un font breccia. C'è un font breccia. Fatto c'è il menu breccia, il font breccia, l'ostia breccia. Le matite breccia, il menu breccia. Il menu, cioè proprio... Adesso vedo che qualcuno l'ha trovato autografato. Adesso dovrò arrivare le copie da Napoli. Quindi un autografo, perché c'è anche l'autografo? Come funziona? Sì, dallo store online adesso dovrebbero essere disponibili di nuovo le copie autografate. Non costano di più, hanno lo stesso costo del libro, perché abbiamo deciso, siccome il libro ha già un prezzo importante, speriamo di dare più copie possibili autografate con l'autografo di Enrique. Però non avrà alcuna maggiorazione di costo. Ma il libro, perché che costo ha il libro? Il libro costa 50 euro. Che formato è? Il formato è un formato a 3, francese, 80 pagine, grande. È un oggetto di pregio. Poi io mi rendo conto che il prezzo è importante, però per fortuna non ho ancora avuto lamentele in tal senso. Cioè, chi l'ha comprato ha apprezzato la qualità dell'opera, e per fortuna non abbiamo dovuto scontrarci con questo tipo di realtà.
Devo essere sincero, io temevo anche questa cosa perché il prezzo mi rendo conto che era importante, però il pubblico ha reagito bene, cioè ha capito la volontà che c'era dietro, la ricerca che c'era dietro, il desiderio di fare un bel prodotto. E sono contento, diciamo, che per fare comunque sia grandi tirature, insomma, quando fai un lavoro del genere devi curarlo nei particolari e tutto, ha dei costi che sono più alti di base. Sì, sono 400 copie, abbiamo visto in questo periodo anche la carta raddoppiata, è stata una spesa impegnativa, ma ok, va bene così. Speriamo sulla ristampa anche. Non è cattiva idea vendere il font. Bravo Massimo, si vede che hai l'anima proprio del commercio. Bravo Massimo. Rosa, cosa dice? Abbiamo Enrique qui, ma due parole gliele facciamo dire, perché noi siamo qui a parlare di lui, c'è più che lodarlo. Ma lui piace disegnare in realtà, per cui quando devi stimolarlo a parlare. No, io una cosa però voglio chiedere, Enrique, sì. Perché effettivamente secondo me questo qui è una delle cose più belle che ha realizzato. Sì, proprio dal punto di vista della ricerca, delle trovate grafiche, la tecnica, cioè si vede che c'è messo l'anima, no, in questo lavoro. E quanto è importante la libertà quando lavori su un progetto per riuscire a ottenere questi risultati? È tutto. Poi anche il portfolio economico. Allora, il portfolio sì, ha un prezzo importante. Allora, abbiamo deciso di venire incontro, adesso nei prossimi giorni pubblicheremo tutti gli aggiornamenti in merito e venderemo anche le tavole singole, quindi con dei prezzi più contenuti, quindi anziché vendere il blocco di 6-7 tavole, delle singole storie, queste sono illustrazioni per il tono di Rost. Saranno venduti anche i singoli pezzi, cioè qui le tavole, per esempio, che vedete qui, si potranno comprare singolarmente, quindi i prezzi saranno estremamente più contenuti. E in più, per chi ha visto la mostra, sono in vendita anche, ci sono delle altre stampe a colori che sono comparse in mostra e non nel libro, sempre dall'opera di tutta la carriera di Enrique, quindi presa da vari periodi della carriera di Enrique. Quelle sono in copia una di uno, e saranno disponibili per la vendita solo quei 14 pezzi presenti in mostra. Lì vedevo che chiedevano dove saremo. Allora, sì. E se tutto va bene saremo all'ARF, cioè saremo all'ARF per una sessione di firma copie con Enrique, se tutto va bene, se non succedono disgrazie saremo lì, quindi probabilmente nella giornata di sabato, credo, insomma. Quindi poi altre mostre adesso vedremo un attimino, cioè Remer qualcosa farà dopo, Enrique non lo so, dobbiamo vedere un attimino con i suoi impegni. Quello che è abbastanza sicuro al momento è una sessione di firma copia all'ARF, quindi a Roma, e poi vedremo, insomma, non c'è niente di definitivo, quindi non possiamo dire niente e dipende tutto ovviamente dagli impegni di Enrique. No, a Roma all'ARF de Roma ci sarò sicuro, quello sicuro. Gli altri vedremo. Poi vedremo, gli altri non possiamo. Cioè, guardate, cioè qui ci sono gli originali, a Villa Pisani ci sono gli originali di queste. Cioè, questa è una tavola che mi ha colpito tantissimo. Mamma mia. Cioè, questa è come è messo acquerello? Acquarello nero e grigi. Cioè, ci sono quelle figure, poi adesso qui non si vede, però in mostra le tavole sono appaiate, cioè sono messe vicine come appaiono nel libro, perché soprattutto le illustrazioni Enrique le ha pensate per essere viste appaiate. Infatti l'effetto, il colpo d'occhio che dà visto alla tavola che gli va accanto è molto forte, perché effettivamente vedi che tutte le diagonali continuano da una all'altra. Come mai avete fatto un cosa c'è scritto? Sì, aspetta. Qua, come mai avete fatto un'edizione con doppia lingua invece di due edizioni diverse, magari 300 in italiano e 100 in inglese? Ci sarebbe costato due volte tanto. Molto di più. Abbiamo fatto la doppia lingua per fare un volume più ricco, poi adesso lo distribuiremo anche nei musei veneziani. Noi ci tenevamo molto
noi questo prodotto non è distribuito nelle librerie di generiche, cioè ci hanno chiesto, però la scelta che abbiamo fatto con Barbara, siccome era un dono, io vorrei premere molto la cosa su questo, cioè non è un'opera di speculazione, non è un lavoro in cui Barbara Enrique ha detto vogliamo farci soldi a tutti i costi e neanche noi. Mi hanno detto dobbiamo fare qualcosa di bello, qualcosa che deve arrivare alle persone. E l'idea sulla quale abbiamo concordato subito, ho detto facciamone poche, vendiamole nei posti dove vogliamo noi, dove ci teniamo. Allora abbiamo preso contatti nei musei veneziani, perché questo è un dono che Enrique ha fatto alla città di Venezia. Bellissimo. Ci tengo come piccoli... Allora, se io avessi voluto fare soldi, dico probabilmente sono io fesso, però avrei voluto fare delle versioni economiche, venderlo a 10 euro, farne migliaia di copie in... se vuoi fare soldi, fai altro. Che per come è la rifinitura di tutto, non è caro l'albo, non è per niente, ecco, perché ci sono edizioni più così che costano. Allora io spiego una cosa, allora questo qua è un, perché poi io l'ho comprato, ho comprato al momento, non sarà dinamica, questo è un prodotto comunque realizzato ad ex novo, quindi non è un'importazione, sì. Tu paghi i diritti e c'è il prodotto, no, Enrique si è messo lì, l'ha realizzato in tot mesi e quindi è un prodotto nuovo editorialmente, con una tiratura giustamente che per fare una qualità di questo tipo devi mantenere una tiratura non altissima, oppure puoi farla molto alta ma si parla di impossibilità di vendita se non passi per distribuzioni veramente grossissime. Quindi la speranza può essere anche quella, che una volta che il prodotto funziona e c'è una grossa richiesta, che possa essere poi riprodotto in altri modi, però sicuramente per la cifra siete riusciti a contenerla. Però una cosa che volevo far notare, cioè questo libro è nato dall'amore di Barbara ed Enrique ed è veramente un atto di amore della loro coppia. Quindi capite anche la responsabilità mia di trovarmi in mezzo a produrre un libro che in qualche maniera va a coronare il loro amore, perché è la prima cosa che fanno assieme. Però una cosa è quello che ha messo il dito della coppia. Sì. Ti immagini per colpa tua che si mollavano? Io so che in ambiente fumetto raramente si parla di questo. Solitamente in ambiente fumetto si parla di come vendere, di cosa vendere, devo fare il manga, devo fare quello, devo fare la cosa che tira. Hai ragione. Però noi qua, fin dall'inizio, Barbara, cioè Enrique non mi ha detto Diego, vendilo tu e fammi ricco. Con Barbara e Enrique abbiamo fatto un discorso di... Barbara mi ha parlato delle sue origini, della città che ama, della sua città dal quale è originaria la sua famiglia. Quindi si è parlato tanto di amore per la città e di dono alla città. Quindi è stata una priorità fin dall'inizio di dire ragazzi, facciamo una cosa fatta bene, però io da veneziano... È importante, questa cosa rimarrà, questa cosa è un dono di un grande maestro del fumetto mondiale che ha fatto un regalo a Venezia. Io, per carità, riusciamo a farci due soldi, siamo tutti contenti. Nessuno dice che schifo, io i soldi non li voglio. Però se veramente riusciamo a fare, perché Barbara, da veneziana di sangue, come dice lei, ha voluto veramente fare un regalo alla sua città. Io mi rendo conto che sono anche cose che magari lei non ha fatica anche a dirle, perché magari sono cose che ti mettono un po' a disagio. Però è una cosa che io ho sentito tanto quando l'abbiamo progettato questo lavoro. Proprio fare il dono alla città, la prima cosa che abbiamo fatto è stata andare a parlare con le autorità politiche della città per dire il maestro Breccia vuole regalare una cosa alla città, vuole dare qualcosa alla città, per cui la prima cosa che abbiamo fatto è stata andare in comune a Venezia a parlare con la giunta Brugnaro per avere il patrocinio, che non vuol dire che ci hanno riempito di soldi, però vuol dire che ci hanno appoggiato culturalmente, in termini di media, hanno riconosciuto la valenza e l'importanza storico-culturale dell'opera. Però veramente si è voluto fare un lavoro, un'opera di questo tipo, perché rimanesse, perché fossero, sono poche copie,
che però secondo me lasceranno il segno. Poi io spero faremo delle ristampe più economiche in futuro, credo, non lo so, può essere, me lo auguro, se vende bene ben venga, insomma. Però questa edizione è l'edizione per Venezia, cioè questo cartonato, bellissimo. Questo cartonato, la finta pelle, poi i chi lo compra dal sito avrà anche i gadget. Abbiamo fatto le matite di Breccia che non sono in vendita. Quelle sono magiche, Rosa, quelle sono magiche. Cioè, la tipo la Disney stai diventando. Non te la faccio vedere, Poi io non so, perché credo che nessuno le userà per disegnare quelle matite, penso che tutti le metteranno via come una reliquia, perché non sono in vendita e sono soltanto in regalo dal sito, per chi compra il libro, poi con dei segnalibri, insomma, poi di piccoli gadget, però le matite erano una cosa dopo quanti giorni arriva che uno lo compra, perché pure allora adesso adesso c'è il ponte il 1° maggio, però vedo se tu l'hai ordinato adesso e mercoledì dovrebbe arrivare, insomma. Il film verrà fatta credo martedì, mercoledì. Fabiano, non ti faccio il gestaccio della sicuro della dannazza, però ma io ho gli originali di Enrique, quindi ho due originali di Enrique. Ah, senti che la gara di sbruffoneria adesso. Sì, sì, io e Rosa sempre. No, guardavo il lavoro che hai fatto ed era meraviglioso. Guarda queste mani, io le faccio vedere queste mani in mostra. Allora, se domani c'è qualcuno che... Io domani mattina sono in mostra, che mi hanno incastrato, devo stare in mostra da Enrique domani mattina. Se c'è qualcuno che vuol passare, venite, vi faccio la visita guidata. Come prima cosa, chi è Breccia? Allora, guarda Massimo, ti spiego come funziona. Ci si presenta così: buongiorno, questo è Enrique Breccia ed è un grande maestro fumetto argentino. E già si è risolto il problema. Si fidano sulla fiducia. No, io dico subito, loro ti credono e siamo a posto. Questa quando l'ho vista questa immagine, io mi sono veramente... Non lo so, no, commossa, cioè elettrizzata, ecco, perché ho detto esattamente così, era proprio così che l'avevo immaginato. Io invece di questa tavola mostro sempre le mani che stanno sopra, perché anche i miei studenti, per spiegargli cosa vuol dire le mani, e le mani che recitano. Cioè, guardate la modernità della shape, della forma, della vignetta di destra. Sì. Le mani che recitano, cosa vuol dire? Cioè, non è solo una mano disegnata bene. È una mano che recita, caspita. Cioè, e guardate le forme, la modernità della forma. Cioè, adesso si parla tanto del pieno, del vuoto nelle scuole del fumetto. E guardate queste, caspita. Io andate a vedere la mostra. Adesso io, davvero, Villa Pisani è una location strepitosa, è la più bella villa veneta, quindi andate lì, vi fate un giro per il parco, vi vedete il labirinto, andate a vedere la mostra di Breccia, cosa volete di più? La prima volta che il fumetto entra in una sede così prestigiosa, perché veramente non è mai entrato. Questa vignetta, quando l'ho vista, la prima in alto a sinistra, ecco, vedi che anche Fabiano ha zoomato immediatamente. Io l'ho vista, adesso Fabiano, tu sei un disegnatore e c'è il nostro capo che ci sta leggendo. Tu adesso dimmi che questa vignetta non rimarrà. Sì, assolutamente. Che fra 20-30 anni ancora non si guarderà. Ma io penso che tutto questo lavoro rimarrà fra 20-30 anni. Cioè, e qui si ritorna sempre al concetto di libertà. Cioè, il fatto è, la cosa che mi ha detto Enrique è che era libero, che è stato che è stato faticoso, per l'amor di Dio. Però il fatto che ha lavorato con libertà, che ha fatto quello che ha voluto, ha significato tantissimo. Sai cos'è la cosa triste? Che ne potremmo avere molti di più di queste opere, nel senso che se un autore deve comunque, come Enrique, sì, costretto poi a ritagliarsi, no? Fortuna vuole che ci sia stato poi, nel senso, sì. Fortuna vuole che una Remer comunque sia impegnata e sia assunta quest'onere, perché è un onere per una piccola realtà editoriale. Sì, Per noi piccoli è faticoso, un onere, non tanto economico, non stiamo parlando di... No, di lavoro, di impegno, di tempo, però, di forze, di qualcosa. Lavoro... Si sente la responsabilità di che cosa si sta curare, facendo. Curare un libro del genere, cioè mi sono sentito un po' senza,
però mi sono sentito un po' come Del Grifo quando ho prodotto Pompeo, senza portare sfortuna o altro, però caspita, io mi sono sentito così, c'è un piccolo editore che ha in mano una grandissima opera, la responsabilità è enorme, infatti è stato molto faticoso per noi. Infatti adesso Barbara sa che ero, fino all'altro ieri ero completamente senza voce, completamente afono, perché appena finito il lavoro mi sono ammalato. Appena sono sceso lo stress per il lavoro, per la preparazione del libro, la mostra, mi sono ammalato immediatamente. Enrico, una domanda per te. Sì, quanto il lavoro... maestro, quanto il lavoro di Toppi ha influenzato l'evoluzione del suo stile? Grazie, un caro saluto. Vorrei a tutti. Chiudere. Ci stanno chiedendo quanto il lavoro di Toppi ti ha influenzato. Ne so. Niente. Niente, ammiro tantissimo a Toppi, però no, non c'è l'influenza, effettivamente sì. Cioè, c'è una cosa, vedo che molti lettori, cioè gli addetti ai lavori lo capiscono, cioè che gli autori così grandi non sono così soggetti alle influenze. Siamo... Però per esempio Dino Battaglia, Toppi, in quel periodo storico effettivamente c'era un'influenza, ma Enrique arriva da un'altra storia editoriale, la scuola argentina, magari lui può citare autori argentini che comunque ha guardato, magari si è incuriosito, però sicuramente è un altro, più un altro mondo stilistico. Cioè, direttamente da un altro continente, forse siamo più noi piccolini che siamo vincolati così alle influenze. Enrique è unico, cioè è caratteristico, insomma, cioè non si riconosce lontano un miglio. Cioè, quando ci sono quei profili lì, quei profili molto spigolosi, è un marchio di fabbrica come anche i Gabbiani. Sì, 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 è vero. Non sai gli uccelli, i Gabbiani, che richiesta che abbiamo fatto, ma mi farebbe un Gabbiano, quanti ne abbiamo sentiti in questo periodo, per le dediche, i Gabbiani. Io farò vedere ancora altre immagini, approfittiamo perché ci sono, ce le mandate, ti ringraziamo. Sì, c'è anche un video, c'è anche tutto il libro, lo puoi anche sfogliare un po' se vuoi. Magari, se vuoi, lo possiamo mettere, se vuoi, se si può. Perché magari, cioè, è interessante. Io non sapevo, ho detto chiediamo prima sempre. Sì, ma... Allora, metto il PDF così. I suoi esordi? Se tu inizi e sentivi il peso ingombrante. No, non lo sentivo. Velieri, Gabbiani, ma ti ho messo anche un video se vuoi, dopo c'è anche tutto il libro se vuoi, Fabiano, se vuoi scorrerlo rapidamente così vediamo un attimino come è strutturato, perché è interessante, perché sia prosa sia non prosa, spoiler, vero? Ma scorri veloce che la gente non legge e... però almeno vai, vedere... Fabiano, vignetta per vignetta. Secondo me è interessante anche fermarci proprio sull'impaginazione, perché penso che merita. Sto aprendo il PDF. È stata la prima volta nella quale veramente mi sono sentito di dire un plauso all'impaginazione. Sì. Perché ci sono delle scelte molto, molto eleganti. Anche qui, vedete, cioè, come anche solo la calligrafia di Enrique abbia un peso e un impatto grafico, che è di una modernità enorme. Cioè, sì, è vero. Cioè, solo la firma è già quella immagine. Sì, cioè, vedete anche qui la pagina dopo. Cioè, scorri tranquillamente. Cioè, vedi questi elementi. Questa è stupenda. Vedi, c'è la doppia lingua, italiano-inglese. Questa è l'introduzione di Luca Barbieri, ha scritto l'introduzione, quindi c'è... Ci tratteniamo un po' di più in quella Luca Barbieri. Vogliono sapere se hai usato la famosa maschera. Sì, rispondo io. Sì, sì, ho usato di tutto, le maschere, Pennello, di tutto. E io a spiegare le maschere che cosa sono, tutta in mostra, a spiegargli, no, qui ha messo la maschera. E a spiegargli come funziona. Per colpa di Enrique, adesso brava Rosa, brava. Ecco. Che bella, che hai meraviglia. Fatto danni grossi, cioè quella sequenza è meravigliosa, questa qui è meraviglia, sì, no, anche questa qui la spiego in mostra, perché chi non è avvezzo al mondo del fumetto o al cinema, cioè spiegargli questa cosa, allora il campo lungo dell'isola,
si avvicina alla luce della finestra della cella di Fra Mauro, il riflesso sull'acqua, si zooma sul riflesso dell'acqua, dal riflesso dell'acqua si va alla finestra, controcampo all'interno. No, è una sequenza, è di una modernità enorme, è di una modernità. Infatti a me mi è capitato in mostra che la gente, oggettivamente, è talmente fresco da questo punto di vista che molti pensano che Enrique sia un ragazzino, cioè che sia una... Ma è un ragazzino, ancora si deve farsi le ossa, è solo all'inizio. Sì. Ma io penso viene in mente, scusami Fabiano, parla tutto, ti ho interrotto, no, dicevo, devono ricominciare, mi spiace Barbara, dovrei scrivere altre cose, Enrico dovrà disegnare, dovreste fare questo e basta, sicuro. Perché è veramente un capolavoro. Sì, queste sono le versioni, cioè in italiano e in inglese, giusto? Sì, allora lì per esempio c'è Il dono di Ross, la sceneggiatura di Barbara, che appare anche in mostra, cioè proprio questo fatto che sia il loro lavoro, secondo noi in mostra meritava di essere esposte tanto le tavole quanto i testi di Barbara, perché dovevano essere un connubio, perché l'uno non esiste senza l'altro, quindi tutti i testi di Barbara sono riportati anche in mostra in italiano e in inglese. Quindi anche la mostra di Villa Pisani, sui totem, sui banner, oltre alle tavole di Enrique, ci sono anche i testi di Barbara. E poi dei racconti in prosa che accompagnano i tre racconti. Il primo, il delirio di Fra Mauro, è accompagnato da un testo di Alberto Tosofei. Questo è Il dono di Rost, che sono illustrazioni. Vedi adesso che le vedi appaiate? Quando vedi le tavole vicine, vedi le illustrazioni appaiate? Sì. Che sono, cioè, cosa vuol dire quando sono nate per essere viste una accanto all'altro? Vedi le diagonali delle onde a sinistra che continuano a destra? E questa invece è la sequenza successiva, questa in mostra, mi diverto sempre a mostrarle al pubblico per farli ragionare su questa. Cioè sul fatto della storia che pretende questa nave naufraga in Norvegia e finisce su quest'isola e lì stanno morendo di fame e soffrono e vengono soccorsi. Io faccio sempre vedere alla gente questa cosa e far vedere come Enrique ha rappresentato il concetto dell'essere aiutati, cioè quindi la casa, il cibo, il tetto, e poi il fatto che il cibo gli viene donato fa vedere la straniera senza il cibo. Qui, se Barbara vuol dire due parole su questa tavola, che è una tavola, è l'ultima che è arrivata, è stata l'ultima realizzata in tutto il progetto, ed ha un'importanza particolare per motivi emotivi, tematici, scelta grafica. Allora, noi abbiamo... perdonami, abbiamo... proprio la foto di Enrique sotto questa Madonna che si trova nella chiesa della Madonna dell'Orto a Venezia. Non è la Madonna dell'Orto, attenzione, è una Madonna che si trova appena si entra sulla navata a destra. Enrique ha scelto di concludere questa storia con questa immagine perché adesso non si vede, però sotto si conclude con le ultime frasi del diario di Querini, dove ringrazia il Signore perché dopo questo naufragio erano partiti in 68, sono ritornati solo in 11, ringrazia Dio di averlo fatto ritornare a casa sano e salvo. Enrique quindi mi ha detto che lui sceglieva di mettere appunto questa Madonna, dove dietro si vede appunto la vela della nave e poi i famosi gabbiani, proprio come ringraziamento che avevano gli uomini di mare verso Dio, verso la Madonna, a quando riuscivano poi a tornare a casa sani e salvi. Quindi è una cosa molto mistica, bellissima, e che lui ha concluso in un modo splendido, veramente splendido. Poi è una... se vedete l'originale è ancora molto più d'impatto, perché vedo se c'è anche è lì. Molto bello. E la cosa che volevo dire di questo libro, che è stata un'esperienza meravigliosa, in quanto noi ci siamo conosciuti l'anno scorso a Venezia con Diego, io e c'era anche Massimo, dopodiché non ci siamo più visti,
E noi, io ho mandato i miei testi, quindi quando loro hanno accettato di fare questo libro, in un certo senso l'hanno un po' accettato anche a scatola chiusa, perché non avevano ancora letto bene i testi, non sapevano i disegni, non c'erano. E siamo partiti in quarta, nella più grande libertà. E quando noi mandavamo poi i disegni che aveva fatto Enrique, l'impaginazione, come diceva Diego, la scelta della copertina e tutto il resto l'hanno fatto loro in piena libertà, anche loro consultando sempre anche noi, però eravamo in linea perfetta, cioè è un libro libero e fatto con gente che gli piaceva fare in quel momento questa cosa e hanno dato tutti il massimo. C'è stata proprio un'armonia tra di noi che io non lo so se veramente si trova spesso questo tipo di collaborazione. Dovrebbe essere la normalità lavorare in questa maniera, devo essere sincero, perché comunque oggi si parla, come diceva anche Diego, probabilmente viviamo questa situazione un po' tutti, si parla moltissimo della parte commerciale, no? Sì. Dimenticando quella che è il fumetto, l'illustrazione, il bello, no? L'armonia di quello che poi ricevi, che non è sempre una questione di vendita. Sì. Questo un po' si sta perdendo, invece in questo lavoro secondo me è venuto fuori la passione di tutti quelli che ci hanno collaborato, come dicevi esatto. Tu, noi abbiamo fatto questa parte, tu hai scritto, Enrique ha disegnato, poi c'è tutto gli altri autori che sono il lavoro di tutti, il lavoro di chi ha fatto il lettering, il lavoro di chi ha fatto con quell'impaginazione, quindi tutti hanno dato la parte migliore, no, della loro professionalità per far sì che venisse fuori quest'opera. Complimenti, sì. Complimenti a tutti quelli che hanno collaborato, perché è veramente un bellissimo lavoro. È stato un lavoro enorme, non avrei mai detto. Cioè, solo l'impaginazione abbiamo fatto, credo, almeno penso 30-32 bozze di impaginazione. A me, io che produco solitamente fumetti supereroi, cioè disegno Bonelli, però Remar Comics prevalentemente fa supereroi, non sembra, cioè, l'impaginazione è una cosa che si fa in un pomeriggio, due giorni. Qui è stato un lavoro continuo, esposta, e un mezzo centimetro più in su, l'elemento grafico, e guarda, e Barbara cosa ne dici, e il titolo dove lo mettiamo. Lì eri arrivato alla parte in inglese dove c'era il font breccia. Ah, cioè, aspetta, allora lo rimetto, scusa. Andiamo a vedere il font breccia. Aspetta che riapro, perché l'ho chiuso. Fanno vedere la parte in inglese dove quella ragazza... Sì. Mi mancano quei giorni, sai, Diego? Vabbè, guarda. A te, anche perché... No. Anche mi devi mentire, però. Io sto ricominciando adesso a lavorare con Bonelli, perché ero rimasto fermo praticamente per 3 mesi. Sto ricominciando adesso, perché siamo stati fermi completamente per seguire la produzione di questo libro. Cioè, la responsabilità era grande, non si poteva tirar via. Cioè, quando hai a che fare con un autore così importante? Eccolo qui. Penso che sia questo o no? No. No, scusami. Eccola qua. Vedi, il delirio di Fra Mauro è... Vedi che sembra disegnato come in italiano, però chiaramente è Photoshop. E se vai sotto, poi le vignette, il font, vedi, è uguale a quello di Enrique, perché però è un font a computer. Cioè, è stata presa ogni singola lettera, è stato creato un font ad hoc, e ancora poi alla fine ci sono anche un po' di studi, un po' di dietro le quinte. Cioè, questi sono stati rifatti con... Vedi, questo è il font breccia, è uguale alla calligrafia di Enrique, cioè, non penso che disturbi, e addirittura no, per... No, al contrario, è impressionante. Per il dono di Rost, addirittura Enrique ha scritto in corsivo. Però lì è stato ancora più difficile, perché non ha potuto farsi il font, ma ha preso ogni lettera, lettera per lettera, e si è ricostruito i balloon. Ha ricostruito le strade. Si può fare anche per i disegni questa cosa, Diego? Cioè, l'abbiamo fatto per il lettering. Schiacci un pulsante e viene fuori il disegno di Enrique. Prenditi le matite, vedrai, sono magiche. Cioè, quella mappa lì che vedi in originale, non lo so, penso che sia alta 3 centimetri ed è disegnata così, cioè, andate a vedere la mostra, davvero, cioè, allora, comprate il libro, sono contento, però se siete in zona andate a vedere la mostra, perché Villa Pisani è un posto meraviglioso e merita, e
vedere queste tavole dal vero, in originale, è un'esperienza. Veramente, se avete l'occasione, andate a vederla. Se passate domani mattina, ci sono anch'io, vi faccio la visita guidata, gratuita, non vi preoccupate. Ma fai anche reciti anche poi le frasi, cioè tutto il testo, lo reciti a voce? La poesia no, perché la poesia la fa Emanuele Bottazzi e lui la fa bene, allora... Però io lo dico veramente col cuore, perché tutto la mostra fino all'8 di maggio, quindi è ancora una settimana. Questa è l'ultima settimana, e ci hanno proposto in qualche maniera di prolungarla, però è impegnativo, costoso, ripeto, noi siamo piccoli. Se salta fuori qualche sponsor generoso, anche sì, però al momento è difficile. Economicamente non me la sento di sobbarcarmi la spesa per prolungarla, quindi invito tutti quanti, approfittatene, perché non so quando il fumetto tornerà a Villa Pisani e tornerà soprattutto con questa qualità, cioè autori del genere in mostra a Venezia, cioè non è facile, approfittiamone. E ripeto, non è una questione, non chiedo a nessuno di comprare il libro, se vi fa piacere compratelo, però venite a vedere. Io intanto, vedi? Scusami, Franz, ecco qua. Poi, però sono cose che secondo me fanno bene all'anima, cioè andate a vederlo, noi siamo contenti, cioè questo è un regalo che Barbara e Enrique hanno fatto alla città e che hanno fatto al mondo del fumetto. Poi al mondo del fumetto sono cose che comunque rimarranno, girerà, cioè magari ci metterà anche tempo, perché noi non abbiamo la forza distributiva per arrivare in tutti i canali e farci vedere da tutti. Però sicuramente col tempo le tavole, le immagini gireranno e la gente conoscerà l'opera. Arriverà. Infatti la prima cosa che ho detto a Barbara, questa cosa rimane. E la sensazione che avevo con tutti le persone coinvolte, perché veramente c'è stato un numero enorme di maestranze che si sono adoperate, che si sono prestate, anche le più inaspettate, anche lo stampatore, anche il lavoro che ha fatto Atipico Giclée per la pulizia dei file, per le pulizie, cioè era un lavoro non richiesto, non pagato, che ha fatto volentieri, che ha chiesto di fare. Cioè, molte persone che hanno lavorato al progetto hanno proprio chiesto di poter collaborare. È stata una cosa stranissima, per cui ho detto, guarda, tanta gente mi ha detto, guarda, non voglio soldi, però voglio far parte della cosa in qualche maniera, io so fare questa cosa, se posso aiutare la faccio. E c'è stata una disponibilità enorme delle persone, enorme. E non vi ringrazierò mai abbastanza, perché quelli che vedevano il lavoro si rendevano conto dell'importanza che avrebbe potuto avere il progetto e l'impatto nel mondo del fumetto. Cioè io in questo momento non mi va tanto di fare il venditore che dice, ah, devi comprare, dammi i tuoi soldi, per questo quello che rimani noi... piccolo, capito? Perché no, tu hai questa cosa qua, ci siamo noi di... compratelo, che... cioè, però in questo momento, perché Barbara dal primo giorno ha detto, questo è un atto d'amore, è un atto d'amore tra di loro, cioè quasi questo libro consacra l'amore di due persone e l'amore di queste persone verso una città e un popolo intero. Cioè vedere i veneziani in mostra che si commuovevano a vedere queste cose è un'emozione enorme, parlare con i veneziani che vedevano. Sono andato a mostrare le tavole nelle scuole, ragazzini di 14-15 anni che sono cresciuti a Manga, che si commuovevano vedendo la Madonna che ha fatto Enrique, che venivano a chiedermi, che poi ha finito l'incontro sono venuti lì, no, ma quella cosa lì, la Madonna, bellissima. Io mi sono stupito, perché Enrique non è un autore facile, non è un autore che piace a tutti, perché fa parte di quella fascia alta di autori che non sono immediati. Però quando arriva, ti arriva in faccia come un martello. E perché l'abbiano percepito anche dei ragazzini di 14-15 anni cresciuti a Naruto, vuol dire che capisci la forza che ha un prodotto simile. Cioè, l'ho capito lì quando ragazzini di 14 anni mi venivano a
a dire stupiti, che magari non hanno mai visto nulla di diverso dal manga, perché il problema è anche quello, che loro conoscono solo quello, non pensano che ci sia altro. E quando gli parli di... sì, ma il problema è che per vedere un'opera di Enrique così deve smuoversi tra un po' le montagne, perché comunque vabbè, sia... Io faccio divulgazione di... No, capito il discorso. Sì, no, ma a parte la divulgazione è quello che avete fatto, che veramente fa la mostra. Comunque, è tutto un sistema di comunicazione che per una, chi non ha molte risorse è pesante, cioè sì. Forte, è pesante sì. Nel senso a livello di fatica, non di peso. Sì. Sì, è, stata... è chiaro che poi dall'altra parte arriva il manga e asfalta tutti, perché questo tipo di lavoro qua da noi. Che poi abbiamo tutte le possibilità di fare dei bellissimi lavori come questi, ma non vengono fatti se non in questi casi. Io da piccolo editore mi rendo conto, per me, cioè da piccolo editore è stato un rischio enorme, però ho capito l'importanza. Cioè, questa cosa l'ho detta subito a Barbie. La valenza artistica di un progetto del genere. Cioè, questa cosa rimane, cioè. Non lo fa nessuno, lo devo fare io. O se lo fa un sì, altro, sì. Se lo fa un altro, lo fa mettendo i paletti. Cioè, sì, probabilmente sì. Un altro editore più potente di me avrebbe detto: ok, però lo fai come dico io. O lo devi fare in questa maniera perché lo dobbiamo vendere in quel posto. O mi fai una pagina in più, mi fai una pagina in meno, me lo fai, che ne so, con la lettura da sinistra. Cioè, qualche paletto lo mettevo. Non sono d'accordo. Però, Diego, non tutti gli editori. Diego, io non lo era fatto, capito? Non l'avrebbe fatto. No, sì, naturalmente che no. Naturalmente che no. L'ho fatto perché ho avuto l'assoluta libertà per farlo. Altrimenti no. Altrimenti non si può fare un lavoro del genere. Tutti i lavori che mi piacciono di più, che ho fatto a lo largo della mia vita, per esempio il libro De Mar a Mar, no? La scoperta dell'Oceano Pacifico, La vita di Núñez de Balboa, no? Editato por la Comisión del Quinto Centenario della Scoperta dell'America in Sevilla. Quello neanche mi piaceva tanto farlo, è un lavoro a colore, che neanche ho averiguato quanto mi pagavano. Non hai neanche chiesto quanto l'avessero pagato. Sì, sì. È un lavoro fatto della stessa maniera che questo. Lo stesso per il cacciatore dei sogni o mi parte della vita del Che. Io con la vita del Che ho perso soldi direttamente. A me mi pagavano meno della metà di quello che mi costava solo la carta. Quindi o si fa così o non si fa. Se dopo viene il soldi, ben venga naturalmente. Però io non penso nel soldi in questo. Penso a farlo con libertà e in dare il meglio di me. Però secondo me è un problema che soprattutto in questo periodo c'è. Cioè, nel senso, in passato molti autori riuscivano a esprimersi, avere anche la possibilità comunque di realizzare certi progetti. Secondo me oggi sono troppo vincolati. Anzi, è una fortuna veramente che siete riusciti a fare questo progetto, perché comunque veramente si vede, cioè sì. che è venuto... È una specie di dichiarazione totale di quello che è l'autore in questo caso, perché nella totale libertà c'è veramente tutto il suo mondo senza alcun compromesso. Diciamo che un autore come Enrique Breccia dovrebbe essere chiamato per dire: senti, ti chiamiamo per fare un lavoro, fai quello che vuoi. Arrivato a quel livello lì di maturità artistica, dovrebbe essere così. Sì, però non è così. Purtroppo lo so che è così, però raggiunta quella maturità, no? Che si vede, no? Nel senso che tu tecnicamente, stilisticamente, ormai, cioè, la riconoscibilità sei tu,
a quei livelli lì va data piena libertà all'autore, perché se no noi perdiamo questi lavori qua. Dico, è una fortuna che cioè è arrivato, perché c'è il rischio che poi non arrivino nemmeno questi lavori. Quindi ben venga quello che avete fatto, Diego. Bravi. Poi... Allora il prossimo ci saranno altre. Stai lavorando a qualche altra cosa, Barbara? Sì. Sì, ma non sì. Glielo volevo dire perché lo volevo lasciare un attimo tranquilli. Vedo che Diego appena ripreso voce. Diciamo, tu ti chiudi una stanza e scrivi, poi quando finisci dai tutto a Enrique, lui si chiude un'altra stanza e disegna. Cioè, davvero, cioè Barbara lo sa, quando appena ho finito di fare queste cose qua, io mi sono ammalato immediatamente. Ho detto qua il fuoco di Sant'Antonio non me lo toglie nessuno. Appena finiamo questo libro, il carico di stress, la fatica era talmente alta che ho detto qui appena finisce mi ammalo. Infatti è stata così, la voce mi è tornata sì e no da 48 ore. È stata pesante. Poi se Barbara, se Enrique ha ancora tempo, noi ben venga, magari sì, stiamo un po' più attenti, due cose le abbiamo capite, andiamo con i piedi di piombo. No, problemi tecnici. Questa settimana, il mercoledì, non l'abbiamo fatta, l'abbiamo spostata venerdì. Allora, io c'ho un video. Ritorniamo. Sì. Ho un video, Diego, se vuoi mando il video adesso. Che me la dai sotto fondo, quello lì è un video che abbiamo fatto per la mostra, che è in visione durante la mostra su una parete delle sale di Villa Pisani. C'è questo video, è muto, sono immagini con Enrique che lavora, con Enrique che dipinge le tavole di Moeche, un po' di montaggio, insomma. Che sta uccidendo qualcuno con un coltello. Sì. No. Speriamo che non ce lo bloccano per atti violenti. Questo era un packaging di alcune delle stampe che arrivavano da atipico Giclé, lo stampatore. Quindi, cioè, per far vedere che noi abbiamo esposto la poesia di Emanuele Bottazzi, ma non è una fotocopia, è una stampa fine art di altissima qualità per un testo. Ho detto, guarda, se la facciamo fuori dal vasetto, facciamola bene fuori dal vasetto. Quindi stampiamo in altissima qualità anche un file di testo. E questi sono alcuni dei video che ha fatto Barbara mentre Enrique lavorava. Cioè, noi che lavoriamo in digitale ce le sogniamo queste cose, non siamo più capaci di... Ma noi siamo un po' costretti a lavorare digitale, mica ti danno a te il tempo. O fai come Enrique che si chiude in uno stanzino e non lo vedi più per un paio di mesi, oppure... Ogni tanto Barbara mi mandava le foto della porta chiusa, che c'è un cartello con scritto in spagnolo, non disturbare, artista al lavoro. Sai che c'è scritto Barbara? È vero. In realtà lui dormiva. Disegna brava. Cioè Enrique lavorava e lei faceva le foto alla porta chiusa. Fa come va oggi? Foto della porta e sta lavorando. Non ho capito, forse usciva per mangiare, non ho ben capito cosa succedesse. Però cioè, vedere come lavora Ma siamo sicuri che è lui, perché se non sono le mani. Facci vedere le mani, Enrique. Che fa le riprese se non poteva entrare, Barbara? Questo è Enrique che riprende il disegnatore reale, vedi? No, sì. È lui. Caspita, è lui, vedi? Dici che ne abbiamo ingaggiato uno ancora più bravo perché si fingesse breccia. È meraviglioso comunque vedere. No, sentivo il discorso è anche quello delle tempistiche lavorative oggi, perché adesso quanto tempo ti occorreva per realizzare una tavola così? Quanto ti occorre di tempo, Enrique? Non so che la cuenta, Fabiano, però... Tanto. Non ricordo quanto. Dipende dalla tavola, no? Il delirio di Fra Mauro è stato il più laborioso, il più impegnativo. Sì, io credo Fra Mauro, secondo me, stava sui 5 giorni a tavola, 4-5 giorni a tavola. Che Barbara non mi dice sempre che era quasi pronto, giusto per farmi vincere l'ansia, no? Che sembrava... perché noi dovevamo andare in stampa. Che dobbiamo avere le copie per l'inaugurazione. Ecco, questa cosa di accorre stiamo perdendo un sacco di capolavori. Sì, dopo noi siamo riusciti veramente a...
con lo stampatore. No, Enrico, Enrico da bravo, cioè da professionista qual è, lui sì, gli avevano dato una data, adesso non mi ricordo che cos'era, il 16 febbraio l'ultimo. L'ultimissima era, credo, il 18 di marzo. Scusa, allora l'ultimo deve essere per forza il 18 di marzo. Enrique ha inviato le tavole il 18 alle 23:56. Avete stappato lo spumante oppure è svenuto? 17, sì, cioè, proprio l'ultimo giorno prima che scattasse il giorno. No, gli ultimi con tre, lui, cioè, ha consegnato con tre minuti di anticipo o quattro minuti. Tre minuti di anticipo sull'ultima data stabilita. Ci ha fatto soffrire fino all'ultimo. Noi eravamo, cioè, abbiamo fatto veramente... il libro abbiamo dovuto mandarlo in stampa in due tranche con lo stampatore che ha mandato in stampa prima la copertina per guadagnare tempo per poter avere il libro all'inaugurazione della mostra. Abbiamo fatto veramente le capriole, veramente le capriole. Colpire, risparmiare, hai lasciato il bianco, furbo, per recuperare quei tre minuti. Lì ci ha giocato molto. No, veramente, complimenti. Questa è Moeke, questa è la favola che è la, secondo me è veramente la perla del libro. Ma poi ti ricordi che è venuto Piero, che c'ero io in mostra, che è venuto Piero a vederla? Piero, tuo cugino. Sì, scusami, perché io ho un cugino gondoliere che ci tenevo tantissimo a vederlo e il personaggio si chiama Piero perché a casa mia io sentivo sempre parlare di questo zio Piero quando ho dovuto scegliere il nome di questo pescatore veneziano. Ho scelto Piero come lui perché era suo nonno. Cioè, qui in questa mostra abbiamo avuto, cioè, scene di pianti, di commozioni, abbiamo avuto veramente di tutto. I rapporti familiari, le famiglie che sono venute a vedere, di ogni cosa. Io non so se sono così, cioè io ho organizzato qualche piccola mostra, una mostra così non l'ho mai organizzata, non so se sono tutte così, se sono così faticose. Queste sono stampe con questa qualità, cioè adesso le vediamo a schermo, però oggettivamente queste sono delle fotografie di stampe. Cioè, sono pari al vero e sono le stampe fatte da tipico Giclée. Ha fatto un lavoro enorme anche di ricostruzione. Questa tavola, per esempio, non c'è più l'originale. Ha fatto un lavoro di pulizia, raddrizzare, pulire. Ha fatto un lavoro veramente incredibile su anche opere che Enrique non aveva più l'originale. Musei di Villa Pisani. Con i tagli presi sicuramente ricordano Gustave Doré. Gustave, grazie. Addirittura. Grazie. Cioè, è l'esempio che faccio a molti, perché vedo che molto il pubblico, parlando col pubblico della mostra, rimane un po' spiazzato da questa ricchezza di dettagli. E tante volte gli ricordo appunto la Divina Commedia illustrata da Doré, in termini di ricchezza di dettaglio, cioè il delirio di Framman. Potrebbe essere il prossimo progetto, Enrique. Cominci da domani e fai... E con calma. Il competitor è Gustave Doré, ma penso che sia raggiungibile, se non superabile. Cioè, possiamo vedercela con lui, insomma. Quindi facciamo così, ok? Divina Commedia, via. Ti senti pronto, Enrique? Farò il Martin Fierro, un'opera meravigliosa di Argentina. No, è stato veramente. Noi siamo arrivati, siamo a un buon punto, insomma. Sì. Ce l'ha fatta anche Barbara, ha retto fino alla fine perché sì, comunque ha avuto tutta una serie di sfortune, ma sì, ce l'hai fatta. Sì. Sto con un tutore e quindi va bene. Però io concludo dicendo che a 18 anni dissi che il mio disegnatore preferito era Enrique Breccia e l'ho sempre pensato. Poi un giorno l'ho conosciuto, è diventato anche mio marito e adesso addirittura abbiamo fatto un libro insieme.
posso dire di essere una donna realizzata, perché io di questo io sono veramente felice, perché lui ha fatto, non lo so, un libro meraviglioso. Lasciamo perdere, come dice Diego, anch'io non parlo per incrementare le vendite, dico soltanto che veramente è stata fatta una cosa meravigliosa, e ringrazio Diego anche a nome di mio marito, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, e che non ho ancora potuto conoscere personalmente tutti, però veramente ci teniamo io e mio marito a dire grazie a questa piccola casa editrice che ha realizzato un sogno meraviglioso, veramente. Sì, anche da lettori. Vai, Diego! Vi ringraziamo anche da lettori, effettivamente da appassionati di fumetti. Io lo dico, l'ho ripetuto all'infinito, questo libro rimarrà indipendentemente dalle vendite, io sono sicuro di questo, cioè la critica lo sta prendendo bene, è chiaro che se domani prendessimo 5 milioni di euro di vendite sarei contento, però questo libro rimarrà, cioè io l'ho detto tante volte, sono sincero, io sono un disegnatore di fumetti di 45 anni, la mia carriera va bene, però mi rendo conto di dove potrò arrivare. Mentre lavoravamo a questo libro, io mi rendevo conto che probabilmente il punto più alto della mia carriera sarebbe stato quello di aiutare Breccia a produrre questo libro. E lo dico con tutta l'onestà possibile, cioè io da disegnatore di fumetti, devo dire la verità, cioè, so quali sono i miei limiti, non sono un disegnatore che farà la storia, sono un buon professionista che fa il suo lavoro onestamente, che non ha problemi a trovare lavoro, che lavora, però mi rendo conto che probabilmente il punto più alto della mia carriera probabilmente sarà questo, cioè l'aver partecipato a questo libro, aver aiutato Enrique e Barbara a produrre questo libro. E ne avevamo veramente consapevolezza, cioè non vorrei fare il piaccione, perché davvero ne avevamo una consapevolezza concreta che questa cosa sarebbe rimasta. E l'ho detto, Barbara me lo sente dire dal primo giorno, quante volte l'ho detto, questa cosa rimane. Sì, non... sì, sono d'accordo. Poi non lo so, poi magari finirò sotto un ponte, fallirò dopo domani. Fa parte, no, è bello perché sei positivo, continua così. Hai dato un fumetto alla storia del fumetto. Però questo... Capito, Diego? Hai dato un fumetto alla storia del fumetto. Cioè, fallisce anche Rosa me. Se lo va a studiare adesso, io me lo vado a studiare. Io mi rendo conto, dico, io posso continuare a fare il disegnatore di fumetti, anzi avrei molte meno preoccupazioni, meno fuoco di Sant'Antonio, avrei più voce, avrei più soldi se facessi il disegnatore di fumetti. Ma non esisterebbe questo capolavoro? Non esiste, infatti mi sono reso conto che cosa l'ho aperto a fare l'editore, probabilmente l'ho aperto per questo, per cose così che ti capitano. Infatti io quando parlavo con il mio socio Fabrizio Capigatti, ci è capitata questa opportunità, abbiamo detto cosa facciamo? Non la facciamo, no, la devi affrontare, non c'è alternativa. Ti capita sta cosa, la devi fare anche se non hai certezze di guadagnarci, perché oggettivamente dici sì, è un grande nome, ma nel 2022 non necessariamente il grande nome equivale a vendita sicura. Non è così facile nel 2022, con quello che è il mondo del fumetto adesso. Il rischio era enorme, però hai questa opportunità, cosa fai? Non la cogli, non ci provi, non entri a farne parte in qualche modo? Un poema che sarà pari soltanto al prossimo. Ma... Ah, Stefano, sì. Sì, Enrico. Così è Stefano. La mia voce tiene ancora, però sto cominciando a perdere pezzi. Tremare. Guarda, Barbara sa che dovevamo sentirci per parlare in questi giorni, e io rimandavo ogni giorno, cioè, Barbara non ho voce, non so... Beh, non posso farti gli audio, non posso chiamarti perché non ce la faccio. Come fai per la guida domani se non hai voce? L'uomo distrutto. Allora, i cartelli. Io domani devo fare la guida la mattina, poi il pomeriggio, Enrique, c'è la giuria di una bella iniziativa con Confindustria Veneto, che viene a vedere la mostra con Andrea Artusi. Adesso io un momento di amnesia. Andrea, ti prego, perdonami se non mi ricordo il nome della giuria del premio, lo scarpino d'oro mi pare si chiami,
è una, un premio internazionale di illustrazione che verrà in visita a, a vedere la, la mostra. È bello, insomma, anche questa cosa. Io però non ci sarò la mattina, perché io domani prendo, vado in vacanza, quindi voglio, voglio tenermi la voce. Voglio le vacanze! È il compleanno della mia compagna, allora devo, devo essere operativo per portarla in vacanza e prenderci 48 ore di... Comunque stavolta hai fatto bene, fra moglie e marito non si mette il dito, ma tu sto giro l'hai messo e vedi che è venuto fuori una cosa interessante. Le responsabilità anche di non farti dire, di non farti dire. Bellissimo. Sì, è troppo carino sta battuta. Bravo Diego. La responsabilità di non farli litigare, che poi, cioè, non mi dicevano neanche le cose, Enrica stava male, però Barbara non me lo diceva, cioè che aveva un po' di febbre, e allora sì, come va? No, tutto bene, allora io... No, se no facevi un infarto, se ti dicevo quello che abbiamo passato per finire questo libro. Cioè, poi Barbara, cioè, abbiamo detto che probabilmente hai fatto arrabbiare qualcuno in piani alti, però dai, noi comunque siamo di contro a tutto, a tutti, perché le sfortune sono capite, tutto quello che poteva succedere è successo, ma noi siamo riusciti a coronare l'obiettivo. Sì. E quindi consigliamo a tutti di andare alla, nella pagina di Remer e quindi acquistare il facciamola volume. Rivedere, perché io l'ho condivisa. Tanto ci sono portfolio, insomma, i più appassionati collezionisti possono trovare comunque tutto nello shop. Adesso poi aggiorneremo anche poi per l'acquisto delle, delle singole tavole, delle illustrazioni a colori, che già qualcuno ha manifestato interesse. Mi rendo conto che il prezzo per il portfolio è importante, perché la qualità di Atypical Giclée è altissima. Chiaramente non sono stampe che possono andare via a 50 euro l'una, spero che il pubblico se ne renda conto. Però ci si porta a casa veramente, secondo me, un pezzo di storia del fumetto e qualcosa che lo stesso Enrico ha riconosciuto, cioè non la solita stampa che mi costa 10 euro farne 15 copie. Cioè si tratta di stampi di altissime qualità che lo stesso Enrico ha certificato dire sono pari al vero. È così. Mm-hmm. Giustamente. Il prezzo importante, io mi rendo conto, cioè io sono il primo, cioè do il giusto valore ai soldi e mi rendo conto che il prezzo è importante. Però anche l'opera di Enrico è importante, per cui l'opera è importante, cioè, stai portando a casa, secondo me, un pezzo di storia del fumetto. E un oggetto sia come libro che come portfolio, stampe di altissima qualità. E questa cosa purtroppo, per fortuna, si paga. Cioè, farla a meno a me sembrava di svalutare il lavoro di Enrique e non si poteva. Cioè, secondo me non era giusto. Ne abbiamo detto, tutta l'opera è un dono alla città di Venezia, ma non possiamo neanche svenderla, perché questo, chi prende in mano il libro deve capire che è un'opera di pregio, che è un'opera importante, che deve avere il giusto valore. Sì. Deve avere, perché sennò la gente tende a sottovalutarlo. Magari dice, 10 euro, è robetta. Cioè, devi capire, se lo compri, devi comprarlo perché ci credi, perché vedi, perché ne riconosci il valore. Farlo a meno, mi rendevo conto che era, voleva dire davvero svalutare il lavoro di Enrique. Il lavoro, cioè, il fatto che ci abbia messo tutto l'inverno, quando sappiamo che non è un disegnatore lento, cioè in altre opere viaggia su tempi rapidi, cioè con un disegnatore con la sua esperienza ha un tempo ragionevolissimo di lavorazione, però per questo lavoro... Certo, lui ci ha lavorato tantissimo e ha detto lui che... Però è evidente, cioè che i tempi di lavorazione sono più lunghi, perché comunque lo vedi. E non bisogna svalutarlo, non bisogna svalutare, cioè, anche economicamente la cosa, cioè farlo a meno soldi, anche le stampe, fatte tecnicamente con quella qualità e con questi soggetti, a tiratura limitata, siccome per i collezionisti... caspita, è tanta roba. Io sono cose che se non l'avessi prodotta io comprerei. Io ho il mio piccolo passato da acquirente di tavole originali e stampe. Stampe di questa qualità, infatti neanche a farlo apposta, le uniche stampe che ho comprato in vita mia di fine art le ho comprate da Atypical, senza sapere che era sempre lui. Cioè, lui era quello che stampava Tenderini.
cioè a Tipico Giclée faceva non il libro, non Lumina, però stampava le stampe di Tenderini, quindi sapete, cioè, lo conoscete Manu, quanto sia esigente Manu con la qualità tecnica del prodotto finale, cioè quindi, giusto, infatti il prodotto è di qualità altissima anche solo tecnicamente, poi per l'importanza storica dell'opera. Alla prossima live abbiamo Diego, Enrico e Barbara, ciao, che era, non so chi fosse, noi salutiamo Pasquale Perillo. Perché voi siete in chiusura, che ora finiamo? Noi di solito un'oretta facciamo, però... Sì, siamo a mezz'ora e oltre, quindi va bene. Ah, e poi sì. Dice, l'ultima cosa che sarà sullo shop è anche la mano destra di Enrique, o sbaglio? Cioè... che cos'è che ha detto? Sullo shop venderanno la tua mano destra. Oppure si può fare il calco della mano di Enrique. hai visto che bella quella vignetta con la mano, con la penna? Che quella è quella che abbiamo messo sulle matite. Che nessuno userà, che tutti si appenderanno, si metteranno la biblioteca. Che anche sull'ostia. No, io la matita magica, no? La userò. Ecco, io la matita magica la userò. E l'ostia non sono riuscito a portarmela a casa una. Io non, c'era così. Ma te ne dà altre ricche, lui la fa sempre. Sì, la domenica mattina di solito distribuisce le sue ostie. E lui è lui multiplica. A Roma poi, tra l'altro. Cavolo, speriamo di poterci vedere tutti dal vivo e in salute. All'ARF potrebbe essere anche un'occasione di magari, ragazzi, sarebbe veramente bello. Sì. Ma è anche vero che poi Enrique potrebbe anche resuscitarci tutti quanti, insomma, il video di Alfa che cammina. Cioè, speriamo di vederci all'ARF, adesso combineremo, visto con Barbara, cerchiamo di organizzarci per l'ARF per venire. Ciao Anna. Ciao Anna. Anna Pulcini. Venire all'ARF. Devo sentire le ultime cose, faremo una sessione di film, probabilmente sarà il sabato, credo, insomma. Comunque intanto Diego, tu riposa, fatti la vacanza perché ti avevo un po' stressato, preoccupato. Poi vedi la luce bianca, la qui sembra depresso ogni tanto, ti butti giù, sei già lì pronto a... No, adesso ti ripigli un po' e sei pronto per il prossimo volume di Enrique. Ma do l'idea di essere uscito così male dalla cosa. Saranno 150 pagine, te l'abbiamo già detto o ancora no? Tutte mani, che recita. Tutte mani. Esatto. Enrique, fallo un fumetto di mano. Vabbè, mamma mia. No, comunque, bellissimo volume, complimenti, guarda, a tutti, Diego, anche il lavoro che avete fatto. Qua chiedono, quando è l'app? Il, credo, 12, 13, 14 di maggio. Adesso, ah, ok, ok. A maggio, vediamo, ARF. Noi siamo al Salone del Libro a Torino. Ecco, niente. E adesso vediamo. No, 14-15 di maggio non siamo a Torino, siamo a Nizza. Vabbè, siamo a Nizza. Questo mese si lavora questo mese con la gente. Allora. Torino è a giugno, no? 15 di maggio. No, a maggio, dal 19 al 23 maggio. No, vi daremo un po' di volumi da portare, se li volete. Se volete qualche volume, visto che è doppia lingua di Enrique da portare su, mi fa piacere. A Nizza non è che funzioni tantissimo. Non è Angoulême. Angoulême se proprio... Diego, prenditi le vitamine. Ma e pensa ad Angoulême. Ma mi vedete tutti così male? No, sei tu che lo dici, io lo dico per te. Prenditi le vitamine. Sono provato. Fatti una bella cura ricostituente, comprati l'albume pastorizzato, proteine, e l'anno prossimo vai ad Angoulême. Allora, speriamo intanto di rivederci ancora anche per altre chiacchierate. Anche te, sì. Enrique, mi raccomando. Insomma, riprendetevi da questo periodo di estrema fatica che avete... Adesso godetevi i miei ripresi. Enrique è l'unico che si è ripreso in un attimo. Proprio sì. Noi stiamo a pezzi. Lui... Io e Barbara ne siamo usciti distrutti da sta cosa. Enrique si chiude nello stanzino e ricomincia a disegnare.
Probabilmente ha detto, boh, dai, sotto chi tocca adesso, via. Allora, ragazzi. Io e Barbara per terra, distrutti, e lui via, tranquillo. Beh, fa piacere che mi vediate tutti male in arnese. Ma no, no, ti sei bello no. Come Sol. Bello, bello, vai. Io adesso vado a in vacanza. Alla faccia vostra vado in un castello medievale 2 giorni, alla faccia vostra. Ecco. Bello, all'ombra, dove non c'è il sole, al buio. Il castello medievale sarà quello di Dracula, che è? Dormo nelle sigle. No, ho prenotato anche la cameretta nel castello medievale, arredato, che c'è il letto corto, bisogna dormire in diagonale perché non ci si sta. Ma davvero? Gli piace soffrire, abbiamo capito che a Diego piace soffrire. Sì, quindi... secondo me sei un po' masochista, però va bene così. Dove non c'è il bagno, c'è solo il c'è il bagno in corridoio, c'è il bagno in corridoio, pago tantissimo. C'è anche il bagno in corridoio, però non posso togliere. Cioè, adesso... ma con le vacanze ti fai sereno, devi proprio faticare anche nelle vacanze. Al mare no, sdraietta al mare, guarda, ascoltare. Ma no, ma la mia compagna voleva il castello medievale perché ha i vestiti da esibire, vuole l'ambientazione medievale, quindi la facciamo contenta. Vabbè. Facciamo contenta che fa gli anni, dai. Così andate anche voi al castello medievale, dai, Barba, Enrica, andate anche voi. Fate una bella vacanzina. Sì, sì, va bene. Allora, ci grazie ancora. Ci vediamo, Sì. Vabbè, noi ci salutiamo, allora. Grazie ancora. Sì, grazie Diego, Enrica e Barbara. Ciao. Grazie. Andate tutti a acquistare questo spogliato. Aspetta Fabiano, visto che ci stanno ascoltando, adesso torniamo su Drago Nero. Mi raccomando, perché siccome il nemico ci ascolta, dobbiamo dire che adesso... No, aspetta, però erano qui, Luca era qui, quindi in teoria anche lui si è preso 2 minuti per staccare. No, però lui lo fa pesare a me quando faccio le interviste. Sempre. Perché fai le interviste e non stai disegnando? Ma tu devi dire che stai disegnando, infatti vedi che c'è la mano giù che fa le cose, capito Enrique? Che vita è questa? Ti rendi conto? Fai finta di lavorare quando il ci faccio il fumettista, l'artista che niente, peggio di lavorare alle poste. Ma fai così Fabiano, muovi la mano, fai grazie, metti così. Cioè, noi dobbiamo andare via, Diego. Purtroppo abbiamo questi impegni, però Gabi, Barbara, sì, andare a lavorare. Ora di tutto, grazie. Grazie a te, Diego. Grazie a te, grazie a tutti, veramente. Ciao. A prestissimo. Ciao ancora, ragazzi. Ciao. E mandiamo lo spottone come solito.